Madonna, 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 Madonna. Lo sa per prendere sotto. Madonna. Stai attento a superare perché l'ho vista male. No, mi levo perché quello con la Jeep l'ho visto negli specchietti che non stava facendo una roba molto da fare. Ti consiglio di levarti il prima possibile anche te. Lo so. Superato. Brava. Vai, che sia la volta buona. Stavo dicendo che ci sono 32-33 gradi, anche qua che siamo già in mezzo alle montagne. Fa molto caldo e tutta la statale, l'autostrada faceva molto caldo, cioè sembrava tipo phon acceso addosso. Vero? Luna? Hai la freccia accesa, ti ho fatto una domanda e non mi hai risposto. Non, cos'è che hai detto, scusa? Ho detto che in autostrada sembrava che ci fosse un phon puntato contro. Ah, sì, un phon. Sì, già qua un po' la temperatura è un po' micchino migliorata, cioè almeno c'è un arietino abbastanza fresca, diciamo. Sì, sì. 29 gradi, freschissima. A parte che mi sento che sto facendo la sauna dentro la tuta. Sì, no, l'aria fresca che senti in realtà è che dentro sei sudata marcia e quindi l'aria ti sta andando contro e sei tutta bagnata e sembra fresco, ma... Esatto, sì. No, sento proprio che c'è tutta la maglietta bagnata. Sì, sì, anche io fradicia completamente. Che gioia. Pensa a quest'estate in Sardegna. Guarda, mi viene già questa voglia. Beh, perderemo un bel po' di chili. Beh, comunque stavo dicendo che abbiamo deciso di venire su qua oggi al Nivolé, che è la seconda domenica di giugno, perché in realtà poi a luglio e ad agosto non si può salire fino in cima con moto, macchine, eccetera, ma bisogna lasciare i mezzi e motore a un certo punto e dopodiché c'è la navetta, però ovviamente perde il 90% del suo fascino andare su con la navetta. Cos'è, siamo un pullman di anziani? Ma no, vabbè, cioè, posso anche capire che probabilmente altrimenti c'è veramente troppo casino su in cima a luglio-agosto, quindi l'avranno fatto anche per quello. Però andare su con la navetta, cioè, non è il massimo. Poi ti devi tenere i caschi in mano, la tuta, cioè, che palle. Quindi se volete venire o giugno o settembre. Anche perché in realtà è aperto venerdì la strada fino in cima e noi ci stiamo salendo di domenica, quindi è appena aperto. Luna è contenta perché pensa che ci sarà sul mondo intero praticamente. Sì, guarda, io spero di no. E ormai anche se c'è, siamo qua. E cosa dobbiamo fare? Eh beh, quello sì, per forza. Comunque abbiamo dei problemi di comunicazione dove tu non capisci mai quello che dico. Mai, mai. Stesso casco e stesso interfono. Avrò dei problemi di udito. Sicuramente. Comunque questa moto è meravigliosa. Ogni volta che la spegni e riaccendi c'è un attacco in meno. Wow. Cioè, penso che se non la spegni mai va all'infinito. Se fai 5 soste in cui la spegni, vai a piedi. Iniziano i tornanti. Proprio primo tornante. Una è già 4 macchine più indietro, la rivediamo in vetta praticamente. Cos'è stato? Una macchina. Vedete che c'è anche il cartello dove dice divieto di transito luglio-agosto. Dai Luna, crediamo in te, supera ste macchine. Madonna, Madonna, Madonna. Madonna. Lo sa per prendere sotto. Madonna. Stai attento a superare perché... L'ho vista male. No, mi levo perché quello con la Jeep l'ho visto negli specchietti che non stava facendo una roba molto da fare. Ti consiglio di levarti il prima possibile anche te. Lo so. Superato. Brava. Qua hanno aperto la cella a frigo. Figa, poi ti faccio vedere la ripresa. Ce l'ho accesa, sì. Minchia, quando mi dici ste robe ce l'ho accesa, sì, mi fai venire sempre l'orticaria. Ma che c***o vanno così piano? Quello davanti con la Clio. Mamma mia che strazio. Cioè, ma quello in moto stava già superando e quello in macchina si è buttato fuori? Sì.
Ma, ma ti giuro che l'ha mancato di pochissimo. Oh, siamo già arrivati a Ceresole Reale. Siamo già a 1600 metri. Guarda qua che bella montagna innevata. La Madonna, non pensavo fosse così in alto. Mi sembrava di essere salito così tanto. No, neanche a me. A parte in quei tre tornanti, tipo, ripidissimi. Ho capito, ma tre tornanti, vabbè. Comunque siamo a 1600 metri. Temperatura è diventata piacevole. In galleria c'erano 21 gradi. Che bello. Che considerando i 33 gradi fissi che c'erano in autostrada in statale, manna proprio. Comunque il Nivolé è nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, per chi non lo sapesse. Ci eravamo già stati nel 2017, quindi nella prima stagione, diciamo, su YouTube. Flashback. Parcheggiamo la moto. Ti è piaciuto? Bello? Sei contenta? Ti ho dovuto un po' rompere le palle per venire, però ne è valsa la pena. E devo sempre insistere. Dai, andiamo, andiamo, andiamo. Patatina. Adesso mangiamo. End of flashback. E avevo solo io la GoPro e quindi non si vede niente, non si vede, non si sente l'una. Mentre oggi? E invece oggi ci sono, eh? Infatti sì, eh. Pensate a cosa vi siete persi. C'è una giornata della Madonna proprio. Non c'è una nuvola. Pazzesco. Eh sì. Salve, 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 nessuno che saluta. Salve. Porca vacca, quanta gente c'è qua. Ah, che un po' di traffico, eh. C'è un botto di gente. Guarda come sono caratteristiche questi paesi di montagna. Tanto non sento più la mano destra, a posto. Ah, guarda che c'è il lago svuotato. Cioè, ce n'è pochissimo. Madonna, perché? Ma ce ne sono le persone là, eh. Ah sì, perché c'è un po' di lago là. Ma che, come mai? È la secchezza, eh. È la secchezza piovana. O quella o hanno aperto la diga. Pazzesco vedere il fondo del lago. Sì. È come quando pensi, chissà se svuotiamo il mare cosa si vede sotto. Eh sì, eh. Che figo. Pensavo ci fossero sotto tipo, non so, delle piante. Ma in realtà è un po' inquietante. Tutta sabbia invece. È vero, che delusione. Qualche reperto archeologico no? Magari c'è, devi andare a scavare. Sembra tipo palude. Ma che roba. Sì. Oh, le mucchine. Oh, hanno aperto proprio le gabbie, eh? Sì, sì, tutti in giro. Salve, salve. Salve, Salvino, amico vicino. Beh, ci sta, eh. Dopo un anno di reclusione, tutti in giro. Ah, senti questo odore di libertà. Mi sembra più tipo sterco di vacca, sinceramente. Da domani, zona bianca. Da domani si torna a fare serata nelle discoteche, che però non si può ballare. Che poi serata, sabato sera andiamo in palestra. Certo, ovvio, dobbiamo diventare sempre più grossi. Però non chiuderà più alle 11, possiamo tipo andare a mezzanotte. Dobbiamo diventare sempre più grossi. Sì, ma poi non c'entra più la tuta, eh. Vabbè. Ne compreremo un'altra. Anzi, chiederemo ai danese di regalarcela, sarebbe anche ora, eh. Ah beh, allora. Ma la GoPro davanti è ferma o sta inquadrando il cielo? No, mi inquadra me. So che a volte se non te lo dico te ne accorgi dopo un'ora che è storta. Mamma mia, che fastidio. Comunque ho un problema di circolazione alle mani. Cioè la destra è assurdo, non la sento, cioè non sento niente, sento solo le formiche. Mamma, sono le vibrazioni. Quelle del Nivolé, che quanto è alto l'una? 2783. No. A parte che lo Stelvio il più alto è 2702, quindi non può essere 2783. Ah. Però non ci sei andata lontanissimo. Quanto è alto? 2615, una cosa del genere. È comunque uno dei più alti in Italia. Anche se non è un passo vero e proprio, perché la strada che in teoria dovrebbe scendere in Val d'Aosta c'è, ma è sterrata e tipo la puoi fare solo in mountain bike o a piedi. Cioè è più bello che fai il passo, svalichi e vai giù dall'altra parte, capito? Non si può avere tutto dalla vita. C'è stato un progetto che prevedeva di asfaltare anche il lato che scende in Val d'Aosta, ma gli ambientalisti l'hanno bloccato perché dicevano che poi ci sarebbe stato troppo traffico e la riserva ne avrebbe risentito. Vabbè. Raccontiamo anche un po' di storia. Questo negli anni 80-90 è successo. Ah, potrebbero fare ricorso.
Siamo nel 2023 ormai. Sì, beh, ora che uscirà il video anche 2025. Ma Zio Incatenato, ma quando hai intenzione di accendermi l'unicorno? Appena trovo una piazzola, perché c'era quel tornante sterrato con le macchine, ma sicuramente ti saresti lamentata che c'era il gradino. E quindi, siccome so che poi rompi le palle... Sì, un punto dove non rischio di morire. Adesso mi sembra un po' eccessivo. Qua. Bello sotto dove cadono tutti i sassi. Ciao fans. Ciao fans. Siamo al Colle del Nivolé, ci siamo fermati a mangiare. Panorama, vista, cibo. Questo era un trattore. Ci siamo fermati in questa piazzola dove siamo solo io, Luna e le moto. E c'è una vista della Madonna. Adesso giriamo la fotocamera e vi facciamo vedere come si fa.